Ehi, cucciolo, vieni qui. Vieni qui, vuoi un biscotto? Che cos'è? Vuoi giocare? Avanti, Smile, un altro biscotto. Il messaggio è vicino ai biscotti. Ah, ce l'ha fatta! Vieni qui, bestiaccia. Buono. Fermo. Oh, che fatica. Non ne posso più. L'ho preso. E quell'uomo merita una medaglia. Di più, si merita un monumento. Già. Anzi, due monumenti. È con estremo rammarico che le comunico che il matrimonio non si farà. Apprezzo la sua sincerità. Mia figlia la ringrazia per la sua proposta, ma è innamorata di un altro. Le auguro la felicità che merita. Inoltre sono sinceramente perplesso circa la caccia alle balene, ma sono pronto a esaminare con attenzione le sue carte. Oh, bene. Le ho nella mia cabina, se vuole accomodarsi. Ecco Smile, che cos'hai in bocca? Tieni. Bravo Smile. No, non ci posso credere. Mio padre non può aver concesso al barone le licenze. Sarà meglio chiederlo a lui. Andiamo. Si accomodi. La ringrazio. È piuttosto tardi, non credo. Sì, sì, è senza fare storie. Avanti, si siede. È sordo. Oh. Allora, come vede, mio caro Duca, qui ci sono le licenze di caccia, là c'è la penna, e a questo punto manca soltanto la sua graziosissima e utilissima firma per completare l'opera. Se lo scordi, io non firmerò mai. Le consiglio di firmare. No, non lo farò. Firma queste carte! Firma, maledizione! Se non firmi, ucciderò quella stupida presuntuosa di tua figlia! E quella specie di ballerino gitano, ti decidi? Firma! Ecco la penna. Prego, signore, entrate. Allora, ecco un'altra brutta sorpresa per il nostro duca. Non è la sua serata fortunata. Firma anche questo. Che cos'è? Non sai leggere, mio caro maritino? Firma senza perdere tempo. Ti mollo, vecchio stupido presuntuoso, e ora firma. Ti vuoi decidere? Su, firma. Come vede, mio caro duca, l'opera è completata. Io ottengo sempre quello che voglio. Andiamo, è tardi. Devo dirti un'ultima cosa, perché è giusto che tu lo sappia. Hai appena firmato il tuo testamento. Ed è inutile dirti chi ne sarà il beneficiario. Addio, signor duca, e buon bagno. Ma cos'è?